Sono Alessia Finita, direttrice e fondatrice di The Italian Community London. Sono nata a Roma il 17 settembre 1975. Sono qui con la mia famiglia, ho un figlio di 11 anni e uno di 8, che sono nati qui, quindi perfettamente integrati in Inghilterra. Certamente stavo bene in Italia, avevo un ottimo lavoro, lavoravo in agenzie di comunicazione come creativa pubblicitaria. E dopo aver conseguito degli studi in scienze politiche, parallelamente lavoravo in uno studio di registrazioni radiofoniche dove facevo comunicazione jingles e conseguito un master in comunicazione e design. Quindi in Italia io stavo bene, però diciamo non ho remore e rimpianti per la scelta che ho fatto. Sono partita per amore, quindi non sempre. Infatti la vita ti porta a fare scelte di lontananza per motivi di necessità o per lasciare un paese in crisi, ma per me era una scelta, diciamo, di piacere. Sono a Londra, in Inghilterra dal 2002. L'invito che quindi sicuramente è importante fare è quello di, per chi sta qui, per gli italiani che sono nel Regno Unito o comunque all'estero, è quello di cercare di creare degli strumenti di supporto per valorizzare le nostre community all'estero. Qui nel Regno Unito lo fanno entità come la Camera di Commercio che offre comunque supporto alle attività, lo offre il Consolato che comunque ha lanciato un programma di consulenza mensile ai giovani e giovanissimi che si chiama Prima Approdo ed è molto utile. Si vedono le varie istituzioni muoversi in questo senso perché c'è una necessità di creare strumenti di supporto. Lo facciamo noi, lo faccio io nel mio piccolo con la creazione di questo progetto che si chiama The Italian Community, che è di fatto il primo marketplace di riferimento digitale per trovare prodotti e servizi, italiani all'estero. Non soltanto nel Regno Unito, perché abbiamo lanciato nel 2013 anche nel Regno Unito, in Francia e in Germania. Abbiamo espanso questo progetto perché abbiamo visto che appunto copriva un gap che richiama appunto il punto di vista che dicevo prima, del fatto di riuscire a creare degli strumenti di supporto e di valorizzazione che rendano le community più fruibili a livello internazionale e più organizzate. L'invito quindi è quello per chi sta qui di creare strumenti e per chi è in Italia invece di vedere gli expat, gli espatriati, chi ha lasciato il paese non come degli scappati di casa, non come i cervelli in fuga di cui tanto si parla, dei veri e propri punti di riferimento per chi è in Italia per creare partnership strategiche commerciali con compatrioti all'estero che sono già radicati. Nel mercato inglese, nel mercato delle altre community estere e che quindi hanno già passato il primo periodo di lancio progetto, il primo periodo di settlement del business, che sicuramente è quello che poi può incorrere agli insuccessi. Ed è bene quindi che chi sia in Italia faccia riferimento a noi che siamo qui già ben radicati affinché possiamo dare un aiuto sostanziale. A livello economico e che sicuramente tale sinergia potrà poi contribuire anche a una ricrescita economica del nostro paese, perché se sicuramente in Italia quello che stanno capendo è che hanno la possibilità di ricrescere il paese a livello commerciale. Pur non spostandosi in Italia, perché il mio invito è anche quello di non considerare sempre di spostarsi necessariamente, andare via dall'Italia necessariamente. Si possono sicuramente, grazie a queste sinergie strategiche, anche con compatrioti che sono all'estero, creare delle situazioni dove si resta in Italia. E si porta il business fuori dall'Italia. Oggi si può fare con la rete, con l'e-commerce, vendendo fuori, creando appunto sinergie con altre attività che sono all'estero. Dal 2002 posso dire di aver visto una città, Londra, appunto, cambiare, evolversi in 14 anni, modificarsi, cambiare, peggiorare, migliorare. In tanti punti di vista, l'ho vista
arrivare alle stelle, scendere alle stalle per real estate, per la situazione del mercato immobiliare. Ho visto una situazione di civica peggiorare. Io spesso suono un po' come mia nonna, ma 14 anni fa, quando si veniva a Londra, non si trovava per le strade neanche un pezzettino di carta. Oggi, quello che dico sempre io, siamo arrivati noi che siamo un po' i barbari, sono tornati, quindi diciamo un po' questi gli espatriati che vengono un po' da città e paesi europei, non europei, spesso non educati a livello civico. E purtroppo insomma, ha delle conseguenze per una città organizzata come Londra. D'altro canto, questa città riesce anche ad educare bene, quindi si riesce poi a ristabilire un certo ordine. Un altro fattore fondamentale che ho visto evolversi in questi ultimi 14 anni e che mi preme a dirlo perché poi fa parte un po' di quello che vivo nel mio lavoro tutti i giorni, è come sono cambiate le business community all'estero. E per business community intendo la situazione non soltanto degli italiani all'estero, ma anche di tutte le altre nazionalità, perché il fatto di spostarsi al giorno d'oggi non è una cosa che riguarda soltanto i paesi in crisi, è il fenomeno della mobilità sociale, è un fenomeno che riguarda la nostra era, la gente si sposta perché abbiamo servizi low cost che lo permettono, si sposta perché spostarsi, trasferirsi all'estero non è più una scelta, un salto nel buio, c'è la conoscenza attraverso la rete, si può fare esperienza e conoscenza prima di incorrere eventuali insuccessi, prima ancora di partire. E come sono cambiate un po' le business community? All'estero? Beh, sono cambiate per un fattore fondamentale, si è espanso il target audience di riferimento, in particolare per le attività italiane all'estero, prendiamo appunto come esempio il Regno Unito. Facendo un esempio pratico, se si doveva aprire 10 anni fa un ristorante calabrese qui in Inghilterra, il target audience di riferimento per vendere prodotti o servizi italiani erano gli italofili stranieri locali, gli inglesi o altre nazionalità che vivono qui. Oggi, se apri un ristorante calabrese a Londra, devi mirare anche ad un target audience, compatriota. Quindi si deve riferire, sicuramente si devono vendere prodotti e servizi agli italiani stessi. E questo lo confermano, i numeri, perché gli italiani sono stati stimati nel 2014, l'annuario statistico, formale diceva numeri come 500.000 italiani, mezzo milione, nel 2016 il consolato riporta addirittura 600.000 italiani, nel mondo siamo quasi 5 milioni. Questi numeri devono far pensare molto, perché le attività devono rendersi conto, e lo stanno già facendo, lo percepiamo noi con il lavoro quotidiano che facciamo, che il target audience è assolutamente fondamentale, quello di riferirsi agli italiani stessi. Perché? Perché ha dei valori aggiunti inestimabili, si parla la stessa lingua, si condivide la stessa cultura e si riesce quindi a fidelizzare sicuramente il rapporto tra commerciante e clientela, che al giorno d'oggi è fondamentale. È fondamentale andare a catturare una nicchia di mercato, e sicuramente gli italiani, per le attività italiane all'estero, sono la propria nicchia di mercato. Torniamo molto volentieri in Italia per le vacanze e anzi diamo un contributo se vogliamo, perché siamo noi i turisti ad andare in Italia poi spesso e molto volentieri. Per concludere quindi alla domanda se torneresti mai in Italia, la risposta è
E adesso no, no, abbiamo una famiglia, come dicevo, appunto i due figli ben radicati qui e con delle possibilità, diciamo, sicuramente più aperte a livello internazionale. Quindi adesso non è il momento, probabilmente per chi è già qui, di tornare in Italia, ma sicuramente non lo escludo in un futuro, perché il nostro paese è bellissimo, il nostro paese è una cosa straordinaria e spesso soltanto chi sta fuori riesce a rivedere il valore del paese Italia e chi invece ci vive poi quasi spesso sfugge nella quotidianità, negli inceppi appunto dicevamo civici e burocratici. Ma il nostro paese rimane straordinario e sicuramente non metto un no sul ritorno in Italia.